Quando inizia un anno cediamo di nuovo a una convenzione, come facciamo ogni giorno con tanta parte della nostra vita. Sono convenzioni i giorni, le ore, così come comportamenti di prammatica ai quali siamo programmati ad obbedire. In questo circuito dal quale sembriamo non riuscire a fuggire, ci sono aspetti ricorrenti, anomali, che invece ormai riteniamo regola quotidiana. Queste anomalie nascono dall'abitudine ad assecondare là dove dovremmo ragionare. Così come le correnti più potenti degli oceani seguono i loro percorsi turbati soltanto dai secoli, così noi reagiamo a ciò che ci circonda andando nella direzione verso la quale siamo spinti e non dove saremmo andati se avessimo avuto la libertà di farlo. A volte ci immagino tutti come elettroni, in folle rotazione attorno ad un nucleo di finzione, in apparente e continuo progredire, ma in effetti in costante e inscindibile collegamento con esso. Non sfuggo, come voi, a questa pantomima che insceniamo ogni qualvolta si esce dal nostro letto. Anche io ignoro le priorità e mi affanno per il superfluo. Anch'io non do voce alla voce, ma a un eco che mi raggiunge da altrove da me. Anch'io sto sprecando il tempo, non meno di voi, posto di essere già arrivata ad un'età in cui è facile rimpiangerlo. Tutto questo è folle, insensato, inadatto. Riconosciamo soltanto i pochi metri di vita che ci circondano. Non guardiamo mai a noi stessi e agli altri come un insieme indivisibile. Galleggiamo sugli egoismi pensando di nuotare fieramente. Poi, ogni tanto un'immagine, un rumore, un suono, un odore interrompe il flusso di falsità della quale ci nutriamo. Abbiamo per pochi istanti la lucidità di affacciarci al mondo e vederlo, sentirlo. Poi tutto torna come prima. Non ho più la grammatica per parlare le parole della vita. Da solo non vedo, non so muovermi, non ho coordinate per raggiungere un luogo, non ho luoghi da raggiungere. Questo per me sarà l'anno di internet come mezzo di fuga da questa menzogna e di un ingresso nuovo nel mondo. Non ci sono altre vie se non la comunità. Noi prendiamoci per mano.